25 aprile 1945. Il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia ordina l'insurrezione generale di tutti i gruppi combattenti. A Milano arrivano, in una città in sciopero, i partigiani di tutte le zone circostanti. Il 30 aprile le truppe alleate entrano in una città ormai liberata. In Germania, nel frattempo, l'esercito russo e quello americano si congiungono sulle rive dell'Elba. Che cosa rimane, onorevole Pertini, oggi del 25 aprile 1945? Rimane il ricordo di quella lotta e della conclusione della guerra di liberazione e anche la conclusione della lotta antifascista che era durata 20 anni. E questo è il ricordo che rimane. La parata dei partigiani a Milano. Sono in testa i dirigenti del Corpo Volontari della Libertà. Il comandante, generale Raffaele Cadorna, e i vicecomandanti Luigi Longo e Ferruccio Parri. Indubbiamente oggi abbiamo riconquistata la libertà nel nostro paese. Intendiamoci però, non basta la libertà che noi abbiamo riconquistata il 25 aprile, perché se noi ci accontentassimo della libertà in senso astratto, la libertà diventerebbe una conquista fragile e poi non sarebbe goduta da tutto il popolo italiano, perché non può essere considerarsi libero. La libertà che cos'è in buona sostanza? È l'esaltazione della dignità del singolo. Chi è disoccupato, chi è in miseria, chi ha una pensione bassa che non gli consente di vivere dignitosamente, sente umiliata la sua dignità e quindi non può considerarsi un uomo libero. In conclusione, per farla breve, per me la libertà non può andare disgiunta dalla giustizia sociale, come la giustizia sociale non può andare disgiunta dalla libertà.